Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io, cioè iPhone amatore, e mi si è appena spento il telefono, eccoci qua. Allora, benissimo, iniziamo subito. Da come avete visto nel titolo di questo video, oggi vi spiegherò come applicare l'hack su Fruit Ninja. L'hack in questo caso è di modificare il punteggio di ogni taglio di un frutto. In questo caso al posto di un punto prenderete 10. E le cose principali che dovete avere sono il jailbreak. Ora lo dico bene perché nel scorso video l'ho detto male, nei scorsi video l'ho detto male e mi hanno corretto, ora quindi lo dico bene. Cosa più importante è il jailbreak, poi Fruit Ninja, che se non avete Fruit Ninja è tutto fiato sprecato. E poi Cydia. Allora, andiamo su Cydia. Se avete Cydia avete risolto, cioè avete tutto quanto l'occorrente per fare questa cosa. Da Cydia adesso andiamo su Gestisci, che è questo qui. Una volta andati su Gestisci andiamo su Sorgenti. Aspettiamo l'aggiornamento dei dati, se a voi ve lo fa bene, se no andate direttamente. E ora andiamo su Modifica e mettiamo Aggiungi. Eccoci qua. Qui ci dirà di aggiungere un nuovo sito. Noi grazie ai siti, sì, a questi siti possiamo scaricare i diversi programmi che andranno a modificare l'iPhone o andranno a modificare diverse applicazioni. Allora, questo sito si chiama, ve lo metto anche in descrizione, si chiama iModGame. .com e cliccate su aggiungi repo. Adesso verificherà l'URL, cioè il link. Una volta verificato, ve lo scaricherà, cioè ve lo aggiungerà alla vostra lista di siti da dove scaricare i programmi. Aspettiamo, adesso aggiorna i dati. Ok, adesso ci dirà di ritornare a Cydia. Noi torniamo a Cydia. Perfetto, una volta scaricato, cercate il nome, che sarà questo qui. Oddio no, scusate. Ok. NadisLaceGameMods. Ci cliccate sopra. Qui ci sono diversi tipi di diversi giochi, diverse mod per i giochi. Andiamo sulla F. Una volta andati sulla F, andiamo su Fruit Ninja. Dobbiamo trovare Fruit Ninja. Ecco qua. Fruit Ninja Mod. Ci clicchiamo sopra e clicchiamo qui su installa. E mettiamo su conferma, sempre in alto a destra, scusate, ho fatto il procedimento un po' veloce. Ci installerà molto velocemente e ci dirà di riavviare la Springboard. E se avete il jailbreak anti-thread, non so come si dice. Vi si rispegnerà e vi si riaccenderà normalmente. Se avete quello Tethered, dovrete riavviarlo con il computer. Oppure c'è un programma che vi farà fare questo, quello che vi fa fare a me, cioè riavvia la Springboard, cioè solo fare il respring dell'iPhone. Non me lo spegne del tutto, ma aggiunge solo l'applicazione, il programma in questione. Ok, una volta fatto, ora facciamo lo slide, andiamo a cercare il nostro amato programmino che si chiama FNMod, che è questo qui. Ci clicchiamo sopra, si aprirà e qui dobbiamo scegliere Half Speed e Critical Slide. Allora, Half Speed è, cioè è ridurre la velocità. Noi se ci andiamo a cliccare l'attiverà e poi Critical Slice. Cioè che ogni taglio ci darà un critical, cioè 10 punti come vi avevo detto. E lo andiamo a cliccare. Una volta fatto questo non tornate indietro, mi raccomando, e cliccate su Activate. Active. Ci dirà che il programma è stato attivato. Perfetto, una volta fatto ciò andiamo sul nostro amato Fruit Ninja. Perfetto. Eccoci qua. Ok, adesso
In questo caso ricomincio, faccio vedere proprio da capo. Andiamo su New Game, in qualsiasi modalità di gioco, Classic, Zen Mod, Arcade Mod. Adesso sull'arcade perché è quella più giocata in questo gioco. Guardate, ogni coso. Ok, scusate, ogni taglio sarà un critical. Vedete? 10, 10 più 10 più 10. Logicamente se fate anche tre frutti messi insieme vi darà anche i cosi, i più 4 o i più 3 o più cosi. Logicamente questo qua è un hack, quindi si vede subito, cioè se fate giocare a qualcuno lo vede subito che è fatto, che è hackerato. Il mio record ora è 2970, se lo superate ditemelo, che rosico. Quindi vabbè, una volta fatto ciò finite la partita, fate tutto quanto. Vedete che figata? Io adesso l'ho fatto solo come scopo, cioè come il mio obiettivo era solo quello di superare un mio amico, ce l'ho fatta grazie a questa cosa. E quindi tutto a posto. Nei prossimi video farò altre mod, altre recensioni e tutto quanto. Ora il video è finito, spero che vi sia piaciuto e spero anche che vi scriviate e commentiate, anche commenti negativi, non c'è problema. Ciao a tutti ragazzi, ciao.